Ma io mi domando, il Ministero della Difesa si accorge che c'è qualcosa che non va all'interno delle proprie caserme oppure è una sua strategia? Tantissime caserme, tantissimi anziani, addirittura le guardie, no? Che prima erano fatte dai ragazzi appena entrati, vengono fatte dai 40-50 anni, che per l'esercito ormai sei anziano. Hanno addirittura alzato l'età, se no non avevano più personale che faceva queste cose, i classici piantoni. Ormai l'esercito viene visto un po' come posto determinato, transiti, poi vai in polizia, finanza, polizia penitenziaria. Per non parlare della fuga dei piloti, che comunque parliamone, sì, sicuramente avranno degli stipendi più alti, però fanno delle vite tremende, vengono sempre trasferite, addirittura uno è stato trasferito e appena si è presentato al reparto ha dato il foglio di dimissioni e l'hanno assunto in una compagnia estera dove andrà a guadagnare tantissimo di più.